Qui con il bomber Silvio Sisto, Silvio, un pareggio che lascia la mano in bocca. Questo sì, però è un grande Bari, arriveremo lontani perché anche in 10 abbiamo dominato. Ovviamente Lella non doveva fare quella cosa assolutamente perché ha rovinato la partita e poi l'arbitro ci ha messo del suo. Però questo, ragazzi, io che sono un bomber e gioco a calcio, è un grande Bari, è un grande Bari. E come mai? Pareggio, diciamo, che delude un po' più per il risultato che per la prestazione. Sì, diciamo che comunque la prestazione è stata comunque, diciamo, discreta da parte della squadra. Purtroppo ci vuole un po' più di concretezza davanti alla porta. Arbitraggio comunque ha influito molto, però per il resto comunque fa ben sperare per le future partite. Sì, sì, una squadra ben messa in campo. Peccato perché secondo me se non avesse segnato su un rigore il Cosenza non avrebbe mai segnato, non ha rischiato nulla per tutti i 90 minuti, non lo so, col seno di poi forse avrei fatto entrare prima Novakovic per Lasagna e cercato di allungare un po' di più il Cosenza, solo quello. Tanta roba, confermano un bel collettivo, finalmente si vede una squadra di calcio, quindi gioco, passione, forza, un Maita strepitoso, forza Bari. Francesco, oggi prestazione ottima da parte del Bari, peccato per il pareggio, lascia amaro in bocca. Sì, sì, sicuramente tanto amaro in bocca, una bella partita che magari forse un po' per l'arbitraggio, comunque bella partita, migliore in campo io direi Falletti e peggiore l'arbitro. Okay. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, la prestazione mi è piaciuta, l'arbitraggio no, vabbè, però del resto ho visto un grande Bari. Ti convince? Sì, mi convince molto, come le scorse partite. Un'ottima prestazione, il Bari mi è piaciuto questa volta, mi è piaciuto, risponde bene, peccato per l'espulsione, peccato per quel rigore molto contestabile. Comunque il Cosenza è una squadra ostica, è andata così. Sono contento molto per Puccino, se lo merita. Puccino è un giocatore che secondo me è molto funzionale dal punto di vista tattico nel gioco del Bari, quindi sono contento per lui. Buona la prova di Maita, andiamo avanti. Sì, dai, sono soddisfatto di questo Bari, però sono rimasto comunque senza parole per il comportamento dell'arbitro. Sembra che era cosentino, cioè mancava solo la maglia del Cosenza per farlo diventare veramente un giocatore. Rigore che è inesistente, falli inesistenti, tanto hanno fatto che hanno fatto fare il pareggio. Sì, grande Bari, peccato per l'arbitraggio che è stato quello che è stato, però grande Bari, grande mister. L'amaro in bocca quest'oggi. Eh sì, un pareggio molto amaro, pensavamo di vincere, ma alla fine è dovuto tutto grazie all'espulsione. Speriamo che alla prossima vada meglio. Allora, secondo me è stata una partita un po' rubata, perché il rigore non c'era da dare e anche quelle che c'erano tipo buttate alla quadrato. Che Bari hai visto? Ti è piaciuta però la squadra? Mi è piaciuta, però sono sempre a favore delle altre squadre. Peccato per questo pareggio, chiaramente fare quasi il secondo tempo in 10 e Lella è importante in questo Bari, non ci ha dato giovamento. Un bellissimo Bari rispetto all'anno scorso sicuramente, secondo me ce la possiamo giocare. Sì, è stata bella questa partita, un po' troppo insulti, però un 1-1 ci poteva stare in questi giorni.